Hello guys, I'm Emerald and welcome to the World of Illusion. No, che okay, non lasciamo stare la intro in inglese, non... no. Def Con 1. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo oggi in questa piccola custom map, possiamo dire. Non è proprio una vera custom map, perché è una mappa dove noi dobbiamo soltanto vedere e spappolarci il cervello. Perché infatti, da come avete letto e capito anche dal titolo, questa mappa tratta di illusioni ottiche su Minecraft. Allora, iniziamo subito a vederle insieme. Possiamo già subito iniziare. Tac, aia, che cos'è? Oddio, si sta creando. Comunque ragazzi, il link di questa mappa è in descrizione, quindi potete scaricarla tranquillamente. Vediamo un po' qua che si sta caricando. No, ok, no, io già incomincio a impazzire. Allora, facciamo una cosa. Adesso voi vedete il mio mouse. Se questa pallina è qua sotto, si collega con questa. Però questa qui si collega con questa. Che questa si collega con questa? Ma se questa qui va qua sopra e si collega con questa qui, questa qui non può andare qua sotto. Cioè, oddio, com'è possibile sta cosa? Cioè, io non riesco a capirlo. Comunque, torniamo adesso subito indietro perché li vediamo tutti di fila e poi ne riprendiamo una alla volta per capire come funzionano, cioè come sono fatti queste cose. E andiamo col secondo. Aia. No, vabbè. Allora, io questi qua tipo a volte li vedo su internet, queste immagini disegnate così, ma come fanno a farle su Minecraft? Perché, allora, partiamo da qui. Scende, 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 qua scende. Scende ancora, scende ancora, scende ancora, scende ancora. Ma qui siamo ritornati al punto di prima. Cioè lo stesso se saliamo, se noi saliamo, come faccio a ritornare al punto di prima? No, vabbè, se queste sono troppo pazzesche, mi piacciono un sacco. Ok, passiamo subito alla terza. Sarà un video molto veloce, cioè in questo modo, perché alla fine c'è poco da vedere. Vabbè, questo qui si capì, si è trovato già il trucchetto comunque. Cioè, lì, e lì sono rotti. Questo qui si è notato subito, è fatto un po' male diciamo. Però ci sta come illusione ottica, perché se lo vediamo un po' da lontano ci sta. Comunque, tac. Ok, andiamo nella 4. Perché mi ha fatto spawnare qua? Ah, perché qua so. No. Oddio, allora aspettate un attimo. Allora se... come può essere questa cosa? Non può passare di sotto. No, vabbè, allora, sta mappa qui me l'ha consigliato uno di voi su Facebook. Ha detto, scaricati questa mappa e ti farà impazzire. Io non me la sono spoilerata, quindi... Oh mio Dio, ma come... No, se dopo voglio vederlo per forza su com'è possibile sta cosa. Ok, torniamo indietro. Abbiamo fatto il 4, abbiamo messo il 5. Dove? Ah, qua sotto. Ok, vabbè. Allora, questo qui in pratica è come quello di prima, sento che è più lungo, cioè è più complesso. Cioè, allora, questo qui va così... Sotto, sopra, sotto, sopra. È tutto su un piano. Cioè, si vede che è tutto su un piano, vedete? Dopo andiamo subito a vederlo pure questo qua. Cioè, li dobbiamo vedere per forza tutti, ragazzi. Manca adesso l'ultimo. No, vabbè, ragazzi. No. È impossibile questa cosa. Cioè, guardate, allora. Seguite sempre il mio mouse. L'acqua passa di qua e scende. Scende. Ok. Lo stesso però se va di qua... Sembra che sale. Anzi no, l'acqua sta salendo. No vabbè. Comunque allora io direi di iniziare subito, sin dal primo, a vedere appunto come sono fatti. Quindi mettiamoci in game mode 1 e vediamo subito com'è fatta sta cosa. Allora questo qui è il, questo specie di cubo con tutte le palline in ogni punto. Vediamo com'è fatto. Oddio. Cosa? No aspetta, aspettate eh. No no no, è impossibile sta cosa. Cioè guardate, erano messi dietro. Cioè da quella prospettiva là sembravano messi sopra. Oddio. Cioè ragazzi, è tutta quindi una questione di prospettiva. È una cosa pazzesca. Vabbè, torniamo subito allo spawn. Ok, passiamo al secondo. Che questo qui è il secondo. Okay, oddio no, questo qui per forza. Ah, ecco qua. Cioè, no ragazzi, è sempre una questione di prospettiva Però aspetta. Ah, ma guarda, scusate Allora, 1, 2, 3, 4, 5. Qui va 6, 6 ancora, 7, 7, 8. Quindi c'è questo quadrato alla fine, per dare senso appunto di prospettiva. Quanti blocchi è? È grandissimo rispetto a quello. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quello là sopra invece era 5. Eh sì,
1, 2, 3, 4 e 5. Cioè, noi ci mettiamo tipo così. No, tipo un pochettino più sopra. Ecco, tipo già così. Già dà un pochettino il senso di quella prospettiva. Oddio, guardate. È una figata assurda. Ecco, sono caduto. Ok, passiamo al terzo. Il terzo dovrebbe essere quel quadrato. Esatto. Beh, questo qui, ragazzi, andiamo sempre a vederlo. Comunque si nota subito che manca un pezzo là. Ecco, e uno qua sotto. Quindi adesso un po' ti ho deluso comunque. Il quarto è quello. Oh, questo qua, perfetto. Com'è possibile? Come cacchio è possibile sto coso? Vediamo un po'. Ma qua finisce. No, cioè, fa sempre quell'illusione in pratica. Scendere per così. Oddio, ma è grandissimo sto coso. Ragazzi, se voi avete altre mappe simili, consigliatemele perché mi piacciono un bordello. Comunque è bello, bello, mi piace come trucchetto. Quindi è questo qua che fa l'effetto che va sotto. Ok, adesso abbiamo il quinto. Il quinto era quello, lo stesso però più complesso, quindi penso che sia la stessa cosa. E sì, infatti già da qua si nota, vedete? Eccolo qua pure là. Vabbè, comunque non andiamo a vederlo, cioè alla fine è come quello di prima. Infine, ragazzi, abbiamo quello con l'acqua. Devo capire come cazzo può essere. Ecco qua, allora. Quindi vi ricordo che abbiamo detto l'acqua scende, ma di qua sale. Cioè torna appunto di prima. Cioè è come se è tutto sullo stesso piano. Però arrivato qui si trova sopra rispetto a questo. Quanto ho capito sono tutte questioni di prospettiva. Quindi anche questo qua sarà tipo tutto strano. E infatti, cioè, guardate, oddio. C'è questo qui che sembrava attaccato là, in quel punto, è sopra. Lo stesso per questo, là c'è uno squid che cade. No, è morto. Ah no, è ancora là sopra. E ricade. No, è morto. È un altro che cade. Ma poveretti. Cioè, ma è stranissimo. Aspetta un attimo. Ma qua come fa ad esserci dell'acqua così? Se è un blocco. What? Oh, l'ho rotto. Oddio. Questo è ancora più figo, ragazzi. Guardate, l'acqua sta scomparendo. Cioè, quindi sì, tipo, tocco qua. Tipo, scatush. No. Che figata. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia fatto cervellare pure a voi un po', perché cioè io all'inizio ho detto come può essere, perché conosco benissimo il mondo di Minecraft e so che alcune cose non sono possibili. Quindi il download della mappa è in descrizione, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un pollice in su e se non siete ancora iscritti di iscrivervi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.